Se volete acquistare i crediti potete andare su FIFA Coins Buy e inserendo il coupon Fede Marconi avrete un 6% di sconto. Mancano 3 minuti e mezzo al termine di questa finale più il recupero. Sarebbe la prima nella storia della Roma. All'ultima azione calcio di rigore per il Barcellona. Messi contro Bardi. Fuori! È finita! Campioni d'Europa! Buonasera a tutti e bentornati a questo appuntamento con Sky Sport 24. Passiamo subito al calcio. Per quanto riguarda il mercato delle panchine, infatti, si è mosso qualcosa alla Trigoria perché la Roma ha ufficializzato il ritorno del tecnico romano Federico Marconi dopo le avventure con Livorno e Fiorentina. Ha firmato un contratto di 3 anni, quindi adesso andiamo a sentire il servizio di Gianluca Benedetti. Buonasera, buonasera, siamo qui con Federico Marconi, neo allenatore della Roma. Cosa dice mister? Innanzitutto come stai e cosa ne pensa di questo ritorno, questa avventura? Ma grazie, innanzitutto tutto bene e sono contento di essere tornato a casa perché di questo si parla. Pallotta mi ha contattato e sono stato chiaramente senza nessun dubbio felice di accettare. Siamo contenti anche noi di averla qui. Praticamente lei ha vinto tutto quando era stato qui alla Roma. Dove trova le motivazioni e se spera di riprendersi, insomma, quest'anno? Sperare di perdermi sempre, perché la mentalità di un allenatore, penso che qualsiasi allenatore vorrebbe vincere sempre. Le motivazioni si trovano stando nell'ambiente, perché comunque la piazza è fantastica. Io sono di Roma, sono tifoso della Roma, molti di voi lo sanno, quindi so come ci si sente e cosa si prova. E parliamo del mercato invece, sono arrivati nomi importanti, è arrivato Dzeko, è arrivato Salah. Cosa ne pensa della squadra, se è già a buon punto o se vuole cambiare radicalmente qualcosa? Ma la squadra è a buon punto rispetto a com'era quando sono arrivato qui per la mia prima esperienza. Tuttavia penso che ci siano ancora dei buchi da tappare e ne parlerò chiaramente con la Dove società. si concentrerà per migliorare la squadra? Penso che dopo i primi allenamenti, le prime settimane, vedremo, ci faremo qualche idea tutti quanti e capiremo quali sono i buchi da tappare in questa squadra per competere in tutte le competizioni, appunto. Quindi lei si sente subito da Champions il primo anno? Noi facciamo la Champions. Come ho detto prima, la mentalità è sempre quella di vincerla. Per cui dopo le prime partite vedrò un po' se siamo in grado di competere ad alti livelli anche in Champions League. È chiaro che ci sono tante squadre forti, quindi dovremo abituarci a giocare bene e poi si vedrà. Un'ultima domanda, mister. Adesso davanti alla telecamera ci saranno sicuramente tanti tifosi della Roma. Cosa si sente di dirgli in questo caso? Un messaggio che vuole lanciare a... Ma innanzitutto di esserci e di avere fiducia nel progetto, perché comunque sarà, spero, un grande anno, una grande stagione. Quindi siateci e per concludere un bel Forza Roma. Eh sì, l'attesa è finita, o meglio, sta per finire. Bisognerà aspettare fino al 13 ottobre, giorno in cui partirà ufficialmente la carriera, ragazzi. Il motivo per cui ho scelto di far passare tutto questo tempo dall'uscita di FIFA all'inizio della carriera è abbastanza semplice, prettamente per prendere la mano bene al gioco e per preparare tutto per il meglio, visto che spero questa possa essere veramente una grande stagione. Infatti, come avrete sentito dalla conferenza di qualche istante fa, ci tengo particolarmente a questo ritorno nella capitale, questo ritorno sulla panchina della Roma, che ragazzi non è per niente scontato, perché qualcuno di voi potrebbe pensare che sia facile vincere con la Roma, ma in realtà non è così. Premesso il fatto che io cerco, sempre cercato di vincere con qualsiasi squadra, quest'anno non è facile vincere neanche con Real Madrid. Quindi non potevo che ricominciare con la Roma, ragazzi. Però
Io spero veramente che ci sarete in tantissimi, visto che diciamo le premesse sono buone. Se il buongiorno ci vede dal mattino, spero veramente di passare una grande annata, come ho già detto. Fatemi sentire con un bel like, con un bel pollicione, con qualche commento qui sotto, che veramente siete numerosi. Spero che vi sia piaciuto anche questo video, questa idea abbastanza originale fatta da me e Zlatan. Prima di salutarvi però vi invito anche a cominciare già da ora a lasciare nei commenti qualche consiglio sul calciomercato. Voi datemi molti consigli, partendo anche dai giocatori giovani, per investire sul futuro. Detto questo, se non lo siete già, iscrivetevi al canale anche per seguire intero questa carriera. Io vi do appuntamento ai prossimi video, ma soprattutto al primo episodio inaugurale, che ricordo sarà il 13 ottobre, proprio in onore della prima carriera che ho fatto. Il primo video che ho caricato sul canale è stato proprio il 13 ottobre 2013. Io vi saluto, signori, ci becchiamo presto, ciao ciao. Cazzo guardi? Iscriviti al mio canale, dai!